Ciao ragazzi, sono Grax, bentornati nel canale. Oggi siamo tornati nel mio DH9.5 per andare a fare insieme l'upgrade della regina a livello 35. Prima di iniziare il video voglio salutare Mustafa di GTFO, Pier 10 di Lord of War, Gabbro di Pecora Nera, Giuseppe Junior di Mustachi War e Mario di Torre Zafferano. Eccoci qua, tornati sul mio villaggio. Appena terminato l'upgrade del Re Barbaro a livello 34 proprio in questo momento e andremo a fare insieme la regina di livello 35. Il problema qual è, ragazzi? Ragazzi, è che la regina a livello 35 costa 175.000. Io sono a 172.000 e mi mancano ben 3.000 di elisir nero. Faremo probabilmente, ragazzi, solamente un attacco in questo video. E se non riesco a fare 3.000 di elisir nero, cosa assolutamente assurda perché non li farò mai, andremo a gemmarla, altrimenti mi perdo la programmazione. È davvero un casino, ve l'ho detto pure nello scorso video, non ho la connessione a casa, mi sto attrezzando per mettere la fibra, anzi già ho il contratto, poi magari vi spiego bene in un vlog che contratto ho fatto, quanto pago eccetera, ma non aggiorni probabilmente o la prossima settimana o quella dopo ancora avrò la fibra 100 mega, e quando avrò la fibra 100 mega saranno cazzi per tutti. Ora ci metto una vita a caricare video, mi lagga Clash of Clans, è un disastro più totale. Sono riuscito anche a farmare molte risorse, considerate che l'episodio l'ho registrato ieri sera, e sono riuscito a fare più di 2 milioni e mezzo di risorse, 3 milioni. Così possiamo fare altri due pezzetti di mura, riusciremo a migliorare sempre il nostro perimetro centrale e non vedo l'ora di finirlo. Siamo ragazzi oggi nel clan Alta Tensione. Nell'episodio numero 5 era arrivato mi sembra 10 like, una cosa del genere, quindi sono nel loro clan e andiamo a fare il saluto. Clan di livello 5 con 50 player, io sono stato proprio il 50esimo, erano 49 e hanno 46 guerre vinte, registro di guerre molto rosso e anche qualcosina di verde, possono ovviamente migliorare. Ragazzi, andiamo ad attaccare, questo video sarà molto veloce e dobbiamo fare insieme la regina di livello 35, spero di non gemmarla, devo sculare più di 3.000 di elisir nero. Come esercito ho ovviamente entrambi gli eroi, dato che il Re Barbaro è appena terminato, quindi se troviamo un buon inattivo con tanto elisir nero lo devastiamo. Barbari, arcieri, goblin e 6 mongolfiere di livello 4 nel castello del clan con una pozione del veleno livello 3. Andiamo ad attaccare subito, vediamo cosa troviamo. A questo ragazzi gli prendo solo il municipio perché guardate quante risorse ha, il municipio fuori, spero che non abbia le Tesla, spero proprio di no. Ecco la Tesla, bastarda la Tesla, è andata giù, distruggiamo il municipio e mi sembra ci prendiamo anche molte risorse con solamente i colpi della regina, ben 56.000 e 40.000. Altro municipio di fuori lo facciamo molto molto easy, spero non le... altra Tesla, cazzo, altra Tesla di merda. Distruggiamo la Tesla, prendiamoci ovviamente subito il municipio, nel frattempo la sto distraendo così non mi colpisce la regina, ma me la sta colpendo la torre dell'arciere, guardate che fottuta stronza la torre dell'arciere. Chiudiamo subito, ci siamo presi 300 di elisir nero e 40.000 di elisir, però la regina l'ho fuori per 30 minuti, che stronzata ho fatto. Ho trovato l'inattivo, il problema è che ha davvero pochissimo elisir nero. Lo dobbiamo fare perché, raga, skippare 250.000 è un suicidio, è da pazzi, quindi lo devastiamo molto molto velocemente. Facciamo anche la parte qui di destra, in basso a destra, distruggendo ovviamente i 3 estrattori di elisir e poi anche la parte di sinistra perché ci sono ben 3 miniere di oro di livello 12, mi sembra di sì, sono di livello 12 quelle. Devastiamo tutto molto velocemente, se riusciamo anche a tenerci qualche truppa non sarebbe affatto male. Magari facciamo il secondo attacco, non vorrei urlare questa cosa. Distruggiamo la miniera, rimangono 37.000 che probabilmente sono all'interno dei depositi e anche del municipio. Distruggo la Tesla, se riesco a prendere anche un pelettino di elisir nero, quello lì sulla trivella di livello 3, sarebbe davvero un'ottima cosa. Lo abbiamo preso. Possiamo anche chiudere la battaglia, tanto il bonus stella non ce l'ho, l'ho già fatto e ci siamo presi facilmente 211.000, 201.000 di elisir più 648 di nero che non fanno affatto male. 20 minutes later. Siamo tornati e sono pronto per il secondo attacco, ne facciamo un altro anche se la regina sta ancora dormendo, mancano 11 minuti, non la posso utilizzare. Cerchiamo di prendere più elisir nero possibile, ho le truppe di prima, ho anche il castello, vediamo cosa riusciamo a trovare. Oh mio Dio, ma che disposizione ha questo, ragazzi, ma come sta messo, ma che cos'è? Una porta, un arco, ma che schifo è? Cioè, con alcuni goblin ci prendiamo tranquillamente queste,
con solo questi goblin e questa di qua. Abbiamo già preso tutto l'oro e tutto l'elisir. Andiamo a devastare questo villaggio qui al centro, perché come vedete ha 1900 di elisir nero, che se li prendiamo... Cazzo raga, ci riesco, non ci credo, ci riesco. Distruggiamo tutto, vai con i barbari. Cazzo, ho spostato la visuale, anche se sono tante difese raga, sono tantissime, eh. Dietro arcieri, anche 4 torri dello stregone, anche se ha le Tesla di livello 2 e di livello 3. Vediamo se possiamo entrare all'interno del villaggio. Castello, che ci sono i mongolfieri, non me lo ricordavo. E devastiamo il tutto. Tantissimi arcieri, tantissimi goblin pronti per andare sulle difese. Vado pure con il re barbaro, anche se cazzo i mortali sono laterali e da questa parte di sicuramente al 100% non li prendo. Prendiamo tutto l'elisir nero, 1.003 ne rimangono. Prendiamo anche l'altra di qua ragazzi, andiamo con il re barbaro e altri goblin per prendere l'ultima trivella. Ma la vedo dura ragazzi, non ce la faccio. Manca 1.000 di elisir nero per arrivare al 175. Ti prego, ce la possiamo fare. Il re barbaro ha quasi metà vita. Prendiamo l'altra trivella. Utilizzeremo l'abilità appena possibile. Dai ragazzi, ci siamo, 400, ce l'abbiamo fatta. Non ci posso credere, non ci posso credere. Abilità del king. Distruggiamo i due depositi e andiamoci a prendere la trivella a sinistra. Vi prego, vai King, ce la puoi fare. Abbiamo anche tanti arcieri, ce la possiamo fare. Sì, il King sta facendo il delirio. Prendiamo ovviamente la trivella di Elisir Nero e ce l'abbiamo fatta ragazzi, non ci credo. Chiudiamo subito la battaglia, subito. 1950, che culo, che culo. Anche un buonissimo bottino e ho fatto l'elisir nero per fare la regina. Non sono riuscito a gemmare, che culo ragazzi. Andiamo subito a farla dato che sta già dormendo. Vai con la regina di livello 35 e l'abbiamo sbloccata. Il settimo livello dell'abilità della regina. Non vedo l'ora di averla, sarà devastante. Sono rimasto solo con 141 di elisir nero, non li vedevo da una vita. Ne prendiamo altri e ora continuiamo la nostra Road to Magma Walls. Sempre perimetro centrale, ci manca solamente l'angolino. Quindi partiamo a sinistra, 4 milioni d'oro, e a destra 4 milioni di elisir. Siamo arrivati ad un totale di ben 49 mura. Tra un muretto siamo al numero tondo, 50 mura sarà fantastico. Saluto il clan Alta Tensione, vi ringrazio ragazzi per aver visto questo episodio, sono felicissimo di aver fatto la regina, non potete capire quanto. Il prossimo video sui reali sarà ovviamente del re barbaro di livello 35 e poi staremo a vedere se li farò di 5 livelli in 5 livelli, quindi o il boost totale della regina da 35 a livello 40, oppure sempre simmetrici, cioè 36, 36, 37, 37 e così via. Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Mi raccomando ragazzi, lasciate un like per questo upgrade incredibile, perché veramente abbiamo farmato 3000 di elisir nero con solo 2 attacchi. Lasciatemi un commento con dei consigli, seguitemi su tutti i social e se riusciamo ad arrivare a 1500 like sarebbe davvero fantastico. Ve lo chiedo ragazzi perché ho bisogno del vostro supporto per continuare a farmare, dato che io ora continuerò a farmare perché ci sono abbastanza inattivi. Un saluto da Crax, bella ragazzi.